vincere una sfida impossibile, naturalmente. Il tentativo è stato questo, è impossibile perché si trattava di principalmente recuperare un edificio con totalmente diverse caratteristiche sia architettoniche che tutto sommato di destinazione d'uso per una trasformazione che portasse la contemporaneità e l'edificio stesso e permettesse una il più felice connubio possibile con un intorno che in quel momento si stava trasformando. Abbiamo iniziato a lavorare su Milano Verticale in piena trasformazione di Porta Nuova, perlomeno nella parte terminale, quindi si trattava anche di capire come andare a posizionare questo edificio senza stravolgerlo per mantenere le caratteristiche perlomeno plani volumetriche, ma permettendogli di convivere con la grande modernità che tutto sommato traspare da Porta Nuova. Quindi, dal mio punto di vista, l'impossibilità di questa sfida è stata quella di riuscire a mantenermi milanese nel linguaggio in un edificio che si confrontava con una parte di città decisamente international style come impostazione, confrontandomi con temi come quello della verticalità di difficile risoluzione quando di fronte a te hai degli edifici che sono alti tre volte tanto, e quindi il tentativo con gli strumenti del mio mestiere, cioè il disegno, il rapporto proprio delle dimensioni del verticale rispetto all'orizzontale, dei materiali, del felice connubio tra pieni e vuoti, cercare quindi utilizzando gli strumenti del mestiere vincere una sfida compositiva con le dimensioni che a fronte a me trovavo che erano di per sé vincenti, esprimendo verticalità. Quindi verticalità ottenuta tramite il disegno architettonico e compositivo di facciata, non necessariamente attraverso la dimensione che era mancante di fatto.